una parte sono scafane, c'erano le stoffe piegate, gli scampoli rimasti per le prove, le forme con le misure dei modelli, dall'altra parte i rotoli delle stoffe di canapa, lino, lana e seta tutte colorate, damascate o ricamate, accuratamente infilate a mostrare soltanto i cerchi di colori e misure diverse. In fondo invece c'erano tutte le tele semplici, bianco di pizza raffinato, per far collare a cannelli. Camicie sotto calzone, c'erano quelle crude che conservavano la loro tinta naturale e quelle del color della neve. Perché erano state sbiancate con la lasciva, che era poi la cenere più pulita e setacciata. Sotto c'era un cesto per raccogliere gli stracci, vuoto, completamente vuoto. Gerolamo lo strazzarono, evidentemente era appena passato, e Antonio doveva averli consegnato come faceva di solito. Una volta al mese, tutti gli scarti delle stoffe. Che poi forse si dice lo stracivendo. Durante il sogno lo sguardo di Annibale indugiò molto su quel cesto vuoto, posto quasi sotto il grande tavolo di legno. Se fosse sbrigato, forse avrebbe ancora potuto vedere Girolamo in cima alla via, bussare di casa in casa, a raccattare stracci. Annibale sapeva bene che cosa ci faceva lo starcevendolo con quelle pezze. Lo aveva scoperto un giorno, quando era ancora un bambino. Quel giorno era fuori dalla bottega di suo padre con gli amici che lanciavano la trada tra i piedi della gente. Girolamo, il fratello della mamma, gliel'aveva raccontata perché stava per pestare e aveva detto: «Tu devi essere Annibale, cerca tuo padre in bottega». Annibale aveva fatto segno di sì con la testa, senza aprire bocca, ed acchinato lo guardava da sotto in su, poi aveva teso la mano per riprendersi la sua trattola di legno. Quell'uomo era alto e portava sulla schiena un grande canestro, non gli aveva restituita la trattola ed era entrato. Annibale si era alzato e lo aveva seguito, lasciando i compagni in mezzo alla via. Antonio, appena lo aveva visto entrare, lo aveva salutato e aveva buttato subito il cesto degli stracci, che era enorme e pieno di tutti i colori, sul tavolo da lavoro. Annibale si era appoggiato anche lui al tavolo, facendo roteare la trottola proprio là in mezzo, ingarbugliandola tra i colori, e suo padre lo aveva ripreso. Così lui aveva fermato la trottola ed era rimasto lì appoggiato col mento sulle braccia incrociate, ciondolandosi ad ascoltare i discorsi dei grandi. Girolamo aveva tirato fuori un pezzo di carta, aveva scritto qualcosa, aveva pagato Antonio e poi aveva messo tutti i pezzi in un sacco per trasportarli meglio. Annibale guardava e si domandava perché quel signore pagasse suo padre per portarsi via quei cenci rotti e sfilacciati che erano da buttare. Non ci si potevano più fare i vestiti con quegli stracci. Suo padre li avrebbe gettati, Girolamo invece per prenderseli. Era forse tonto. Annibale aveva guardato suo padre, poi Girolamo. «Perché li vuoi?» aveva domandato quest'ultimo. Li porta al mulino. Perché al mulino? Perché al mulino usano gli stracci per fare la carta, Annibale. Aveva detto suo padre anticipando il cognato. La carta, quella su cui si scrive. Sì, quella su cui si scrive, si fa di conto e si disegna, quella di cui sono fatti anche i libri. La carta era fatta di stoffa. Annibale non aveva mai pensato alla carta prima di quel momento.
Suo padre faceva anche la carta, aveva riflettuto tutto contento. Tempo dopo lo zio gli aveva raccontato come al mulino facevano la carta, come lavavano e sbiancavano le scampole di stoffa, come li lisciavano, come li pestavano e li riducevano in poltiglia. Con la lasciva, scusate, poi li pestavano e le riducevano in poltiglia, spalmandola dentro le vasche. Una volta compattati i fogli, li stendevano come lenzuola ad asciugare al sole. La carta era come la tela tesa al sole, stesa al sole, come la lenzuola bianca appena lavata da sua madre. Ma era fatta apposta per essere sporcata subito dopo con l'inchiostro della stampa e con la penna e con le penne. Tutte le volte che in futuro Nibale avrebbe preso in mano un nuovo foglio bianco, soprattutto dopo la morte di suo padre, avrebbe pensato alle stracci dentro al cesto. Ma era ancora notte fonda e Nibale ancora stava sognando. Mastro Antonio aveva le forbici da taglio in mano e dal fondo della bottega, praticamente immerso nell'oscurità, chiamava suo figlio Annibale. Intanto stava tagliando una pezza di stoffa invernale, di lana grossa, molto pesante, di quelle per farci le mantelle. Nessuno in quella stagione si faceva più cucire delle mantelle o dei ferraioli del genere. Il rotolo era la fine e quella mantella forse suo padre aveva progettato di farla per sé. Stava arrivando l'inverno e lui ne avrebbe avuto sicuramente bisogno. Non c'era più molto lavoro da sbrigare, ma Antonio lo chiamava lo stesso insistentemente. Sapeva che Annibale era ancora in bottega, ma lui non riusciva a rispondere a suo padre, continuava. E suo padre continuava a chiamarlo.